Ancora una giornata di sport per tutti e i capannoni di Voltri, dove si è disputata la quinta tappa del campionato di pallavolo giovanile WISP categoria Under 16. Ancora una volta il concentramento organizzato dalla Lega Pallavolo del Comitato WISP di Genova ha riunito non solo oltre 100 giovani atlete, ma anche dirigenti, allenatori e soprattutto un pubblico numeroso che per l'intero pomeriggio ha gremito gli spalti dell'impianto voltrese per seguire il penultimo appuntamento con il volley dei giovani per i giovani. Il successo della proposta wispina, che oltre all'Under 16 in questa stagione ha promosso il campionato di Under 14 e novità assoluta anche di Under 21, testimonia non solo la passione sempre più crescente dei giovani nei confronti di questo sport, ma anche l'importanza per le società sportive genovesi di partecipare a un'attività amatoriale anche con il settore giovanile. Un'attività organizzata in modo da poter offrire a tutte le proprie tesserate la possibilità di partecipare a un vero e proprio campionato, indipendentemente dal proprio livello tecnico e soprattutto senza l'assillo della conquista del risultato agonistico a tutti i costi. Per quanto riguarda i risultati di dominio assoluto per la formazione allenata da Paolo Mambelli dell'Olimpia Voltri Pallavolo Giovani Ponente, che proprio sul campo amico ha centrato la quinta vittoria consecutiva di tappa. Nel derby tutto ponentino per il primo posto, l'Olimpia si è infatti imposta per 2-7-0 contro la Polisportiva Arenzato, staccando così il pass per le finali nazionali WISP in programma a Rimini a fine giugno. Nella finale invece per il terzo e quarto posto, disputata tra due formazioni della Valpolcevera, 2-0 è stato il risultato finale in favore della Spazio Sport di Pontedecimo contro la Serteco Volley School Ponente. Il programma delle tappe giovanili prosegue ora senza sosta. Sabato 12 maggio al Pala Don Bosco di San Pier d'Arena si disputerà la terza tappa di Under 14 con la formazione della Polisportiva Renzano decisa a conquistare punti importanti. Domenica 13 maggio sarà invece la volta della terza tappa di Under 21 che si giocherà nella palestra ex ISEF di Via Costanzi. I padroni di casa della nuova Regina Volley sono a un passo dalla conquista del titolo provinciale.